preso atto del pacco che ci ha calato il pacchista Musumeci, che sapendo della contemporaneità di una conferenza stampa ho organizzato qui alle 10, ne ha organizzata una anche lui, vabbè, fa parte del personaggio, ma al di là di questo il riscontro è tanto e noi ci stiamo preparando per la manifestazione del 30 di aprile, sabato 30 aprile alle 9.30 al Teatro Golden di Palermo, che consentirà pure la presentazione del primo 50% circa dei candidati per il collegio di Palermo, Trapani ed Agrigento. La banda Bassotti lirica è ovviamente ha già decretato che Musumeci non deve essere più ricandidato perché non ha mantenuto gli impegni della Cutra che aveva preso nei confronti di tutta la banda Bassotti. Stamattina sono passato perché il mio miglior avversario è Musumeci, quindi vi sembrerà strano, stai sereno Nello che faccio di tutto per farti ricandidare. In vista delle elezioni comunali di Palermo, che idea si è fatta di questa situazione? Indecoroso lo spettacolo, anche perché qua siamo con personaggi in cerca d'autore che probabilmente hanno manco amministrato un condominio, e vederli pure proposti a candidato a sindaco mi viene l'orticaria, è un'offesa alla categoria, ve lo dico con molta onestà. Poi è ovvio che siamo di fronte alla strategia di bassa cucina, perché intanto mi propongo a candidato, poi mi date lo strapuntino, qualche assessorato. D'altronde questo si è verificato anche circa cinque anni fa, quando si sono proposti come candidati alla presidenza della regione il buon Armao Meravigliao, lo sapete, il vicepresidente della regione, che non si è mai candidato, non ha un voto, non si è mai pesato, eppure è quello che condiziona tutti gli equilibri di questa terra. Probabilmente avrà amici altolocati o non si sa in quale santuario, meglio lo sappiamo. E quindi lui era candidato a presidente della regione, e gli hanno offerto la vicepresidenza e si è ritirato. Ma anche Robertino La Galla non scherza, mi pare che era un altro candidato alla presidenza della regione, poi hanno trovato la poltrona giusta per il suo sedere e si è ritirato. Ecco, questo è tutto ciò che i siciliani credo non condividono, e non solo, creano sempre più distanza e distacco dalla politica. Per la prima volta c'è un uomo che rifiuta di mangiare la mela del peccato, e naturalmente questo ha fatto saltare tutte le previsioni. Io vado avanti, Sicilia Vera si sta organizzando ora a fare le liste, i sondaggi per quel che valgono già ci danno terzi, quando mi sono candidato a Messina i sondaggi mi davano quarto, e nonostante mi davano quarto ho rifiutato di fare il candidato dell'intero centrodestra a Messina. Mi proporranno a luglio di fare il candidato del centrodestra per salvarsi la pelle, ovviamente risponderemo con una grande pernacchia. A proposito di centrodestra, diciamo, si parlava poco fa di spaccature, uno dei partiti più spaccati in questo momento è Forza Italia, diciamo. C'è un fronte però a cui lei guarda per un possibile sostegno elettorale? Guardate, stiamo parlando di gente ormai che è contaminata dalle unghie fino all'ultimo filo di capello. Contaminata da cosa? Da quella che è stata una gestione parassitaria e con una visione baronale della politica. Mi sta simpatico Gianfranco Micci, che in base all'orario riesco a parlarci, magari a fare qualche discorso, però al di là di questo ormai parliamo di una persona che è alla soglia dei 70 anni suonati, ma non per i 70 anni, perché è suonato politicamente, e quindi onestamente non capisco, al di là di prenderci qualche bicchiere di vino assieme, di che ragionamenti dobbiamo parlare.